Buongiorno agli ascoltatori, Occhio al Caffè, la rassegna politicamente scorrettissima di Libero. Allora il grande Aldo Biscardi diceva questa sera puntata speciale, però lui lo diceva la sera, noi lo possiamo dire stamattina, oggi puntata che vi darà soddisfazioni su più fronti, anche se i temi sono cupi, ma insomma cercheremo di strappare un sorriso, attività per ora non vietata e non tassata, quindi approfittiamone per il momento. La vicenda della guerra, sul fronte il tema è quello degli ostaggi, con questo macabro centellinare degli ostaggi e le trattative al riguardo da parte di Hamas. Però c'è anche un fronte, diciamo, dalle nostre parti e ci sono due notizie alle quali oggi Libero dedica grande attenzione. Beh, una brutta storia intanto, per carità, nulla di illegale, però si pone un tema di opportunità. Avete presente la signora albanese, quella che si presenta in televisione, diritti umani, eccetera, e avrebbe dimenticato, secondo un sito, segnalare nel curriculum il fatto che il marito abbia lavorato per l'autorità nazionale palestinese. E poi grande approfondimento di Fausto Carioti sul fiume di denaro estero verso Gaza e verso Hamas. Sul versante italiano ancora brutte notizie dalle università, occupazioni anche alla Sapienza in nome della Palestina, di Hamas, giustificazioni, storicizzazioni di vario tipo. Questioni italiane. Allora c'è per un verso la questione di una raffica di scioperi indetta dalla CGIL, 58 scioperi nelle prossime settimane, tutti di venerdì e di lunedì, tanto per, diciamo, confermare per un verso il noto contributo del sindacato alla crescita del PIL e per altro verso la propensione al weekend stralarge. E poi una polemica abbastanza surreale che le opposizioni cercano di montare, aiutate dal grosso dei giornali, ma perché l'iter del disegno di legge costituzionale di riforma non partirà dalla Camera ma partirà dal Senato? Ah, la Meloni c'ha i fedelissimi al Senato, francamente mi sembrano tutte sciocchezze. Come è noto, occorrono per una riforma costituzionale 4 passaggi, 2 alla Camera, 2 al Senato. Ora, francamente, da dove cominci l'iter mi sembra piuttosto irrilevante. Intanto però domenica da Fazio tornerà in TV Beppe Grillo, assente dagli schermi da tanto tempo, e verrebbe a dire trema Giuseppe Conte, del quale Grillo disse cose atroci in occasione di comizi o sortite pubbliche. Riprende la parola anche Mario Draghi. È un discorso per dire o integrazione europea o la soluzione è il mercato unico, e a me pare che Draghi abbia molto ragione nel porre questa alternativa, mi pare però che abbia molto torto nel preferire l'alternativa della piena integrazione. Mi sembra più probabile, più tacceriana, che l'unica cosa, diciamo, che un progetto fallito come quello dell'Unione Europea possa, diciamo, ancora avere di salvo è una prospettiva di consolidamento del mercato interno, ma diciamo la mia opinione è abbastanza irrilevante. È invece purtroppo rilevante il fatto che oggi sarà il giorno di India, alle 15 dovrebbero essere staccati i macchinari, e la cosa fa indubbiamente tanta tristezza. E poi, cosa grossa, l'Albania. È il terzo giorno in cui c'è grande spazio sui giornali per l'intesa tra Meloni e Edi Rama, con una novità però, perché un commissario europeo, il commissario europeo all'allargamento, ha definito interessante quell'intesa, e quindi tutta un'operazione che era partita per dire l'Europa distruggerà tutto e oggi conosce una battuta d'arresto. Si scatena però il cardinale Sant'Egidio, nonché capo dei vescovi italiani, Zuppi, per dire no, questo è il fallimento dell'accoglienza. Però, al di là, diciamo, delle posizioni di Sant'Egidio e di Zuppi, che sono note, oggi ci sono invece due cose che vi strapperanno un sorriso. La prima è il trattamento complessivo dell'Albania sui giornali. Ah, quest'estate i giornali ci raccontavano un'Albania meravigliosa, attraente, accogliente, gli italiani non fanno più le vacanze in Italia, le fanno in Albania, una meraviglia. Adesso è Gotham City, l'Albania, è un posto terrificante. Ma la seconda cosa che vi farà ridere è, ricorderete per anni come i giornali italiani trattassero Edi Rama, portandolo in processione come una Madonna pellegrina,
e come invece trattassero il capo della destra albanese, Salim Berisha, trattandolo peggio di Berlusconi, un Berlusconi ancora più cattivo, oggi, cambio, Rama è un fio della mignotta e bisogna espellerlo dal Partito Socialista Europeo, Salim Berisha è un eroe intervistato da più parti. Io vi dico solo una parola, Provenzano, e poi diciamo capirete perché. Provenzano, Repubblica, e poi diciamo ci divertiremo tra circa un quarto d'ora. E va bene, incamminiamoci, le aperture, Libero. La CGIL fa 58 scioperi, tutti vicini al weekend, a volte lavorano, e lo spiritoso occhiello sommario. Landini criticava la manovra prima ancora di vederla, ora parte la contestazione per stare a casa e fermare il paese, così all'apertura di Libero. Il giornale, l'assist di Draghi all'Italia, così la mette il giornale di Sallusti, l'ex premier critica l'UE vulnerabile e sbugiarda i gufi, ci sono le risorse per battere la recessione, sono ottimista. Il Tempo, sulla piccola Indy, gioco di parole, indigniamoci, e dopo Indy c'è un trattino, quindi insomma, indignazione per questa vicenda, e c'è un commento di Augusto Minzolini. La Verità, vergogna inglese, Indy deve morire, è eugenetica, si sopprime una bimba che piange, sorride e sgambetta. Avvenire, nonna Italia, espatriati verso i 6 milioni, il 67% è under 50, dopo il Covid non si è fermato l'esodo dei giovani verso l'estero e chi resta si affida agli anziani. Commento, se a migrare siamo noi, e insomma, capite bene qual è l'operazione subliminale. Giovani italiani se ne vanno, che bisogna fare? Bisogna accogliere i migranti, questo, sempre lì si va a parare. Corriere della Sera, sotto la testata, gli aiuti italiani partono per Gaza, ostaggi, si tratta su una tregua, titolo principale nel taglio medio, riforme, sale la tensione. Il Fatto Quotidiano, USA, UE, G7 e Israele, tregua a Gaza, l'ONU, mai tanti bimbi morti in guerra, e quindi dunque il Fatto c'ha il ciglio bagnato dalla commozione per i bimbi palestinesi, e questo è giusto, però non ricordiamo altrettanta commozione all'indomani del 7 ottobre, ma sicuramente è un nostro problema di memoria. L'Unità, fallita l'operazione Albania, la Chiesa furiosa, la maggioranza spaccata, così Sansonetti che si propone come portavoce della sala stampa vaticana, o almeno della CEI. La Stampa, Hamas assediata, tratta sugli ostaggi, e Repubblica, il governo dei dietrofront, finanziaria tormentata. Palazzo Chigi ci ripensa anche sul taglio alle pensioni dei medici, è stato un errore, abbiamo stretto troppo le maglie. Il ministro Schillaci, rivedremo la norma. Così, tra l'altro, Repubblica. Allora, incamminiamoci con una serie di segnalazioni iniziali sul Libero, intanto editoriale di Sechi che vi segnalo e vi raccomando su, il senso del discorso di Draghi e l'agenda che Draghi affronta. Mentre un mio commento è dedicato, è un po' delicato al tema delle influenze straniere in Italia. Io essendo un garantista, non mi guardo bene dall'evocare aspetti illegali, non leciti, eccetera. Pongo un tema di pura influenza. Peraltro non mi scandalizzo neppure, da secoli le potenze esercitano delle operazioni di influenza di vario tipo. Però qui bisognerebbe sapere che tipo di influenza hanno esercitato negli anni passati la Cina, l'Iran, la Russia, adesso tutta l'area palestinese dintorni, insomma basta sapere che alcune opinioni forse non sono così spontanee, sono piuttosto spintanee. Quindi Sechi su Draghi, chi vi parla su questa cosa della campagna acquisti degli stati canaglia in Italia. Poi Francesco Specchia, irresistibile, la chiama Gazawood, Hollywood Gazawood, cioè tutta una serie di fake, di videotarocchi, di pseudodocumentari, la produzione, audio-video
targata Hamas e sempre specchia su nei guai l'inviata ONU anti-Israele, l'albanese, la cosa del marito che vi racconta, albanese non nel senso dell'Albania, albanese intesa come cognome, Francesca Albanese, la signora che vedete dalla Gruber, da tutte le parti, si è scordata di segnalare questa storia del marito. Assolutamente da leggere Fausto Carioti su 2 miliardi provenienti dall'estero, essenzialmente Qatar, Iran e Turchia, ma pure Italia, come flusso di denaro che va verso Hamas. Daniele Dell'Orco sull'occupazione alla Sapienza, inneggiando a Hamas, niente meno. Pietro Senaldi che si porta avanti col lavoro, è già alla giornata di domenica, quando Grillo sarà da Fazio, e Senaldi suggerisce a Fazio alcune domande ficcanti da porre a Grillo. Mentre Paolo Ferrari sull'udienza di ieri nel processo a Ciro Grillo e ai suoi amici, giornata piuttosto tesa perché diciamo, è un classico però molto duro, con l'operazione delle difese di provare naturalmente a mettere sotto pressione, a screditare l'accusatrice. Tommaso Montesano sulla contabilità di questi scioperi e anche sulla loro dislocazione nella settimana, venerdì e lunedì. Luca Puccini sulla vicenda di Indy. Nei commenti trovate peraltro anche Gianluigi Paragone e Claudia Osmetti, che vi segnalo sul fatto che moltissime persone di religione ebraica stiano abbandonando gli stati europei per andare in Israele. E apparentemente è un paradosso, cioè come vai in una situazione di guerra, ma in realtà guardate che pensando a 3, 5, 7 anni non è difficile immaginare che Gerusalemme sia più sicura o meno insicura di Parigi o di altre capitali europee. Alessandro Gonzato sul seguito della vicenda su Maoro, Fabio Rubini su il commissario europeo Varelli, il commissario all'allargamento, che definisce interessante l'operazione Meloni-Rama. E poi per intervista di Oara Borselli con Lorella Cuccarini, anche con aspetti personali, e per strapparvi un sorriso, ma sorrisi a denti stretti perché sono sempre soldi dei contribuenti, Francesco Storace sull'ultima ecofollia a Torino, una pista ciclabile lunga quanto? 7,5 metri. È un delirio totale, ma vi racconta bene questa storia Storace. Queste e altre le molte ottime ragioni per prendere oggi libero. Ricominciamo il giro. Albania, Israele, politica interna e riforme, la piccola Indy e un paio di segnalazioni conclusive. Allora, che sull'accordo Italia-Albania non fosse d'accordo la conferenza episcopale a guida Zuppi, a guida diciamo Sant'Egidio, lo si sapeva e lo si immaginava. Qualunque giornale sceglierete di prendere, c'è spazio per questa presa di posizione. Ecco qua, il Giornale, pagina 4, Stefano Zurlo, la Chiesa all'attacco sul patto con l'Albania, la frecciata di Zuppi, fallisce l'accoglienza. E voi che siete attenti lettori di Libero, ricorderete anche un'altra cosa. Qualche tempo fa Libero vi illustrò la proposta di legge a prima firma Riccardo Maggi, ma firmata da Elly Schlein e da tutti i papaveri del PD, proposta che era stata realizzata con il contributo dell'ARCI, della CGE, di Sant'Egidio, eccetera. Ed è una proposta che praticamente non prevede limiti, ok? Prevede possibilità di permesso di soggiorno senza problemi anche nel caso in cui uno non abbia commesso reati gravi, per i reati lievi evidentemente, e prevede l'accesso alla pensione anche in deroga ai requisiti dell'anzianità, eccetera. E voi capite bene che se il modello è quello, capite perché Sant'Egidio e il cardinale Zuppi protestano, ma tant'è. Andiamo a vedere come la mette il Corriere della Sera. Ah sì, il Corriere, qui diciamo c'era una narrativa che era iniziata ieri, si erano molto agitati su questo, Ciriaco su Repubblica, ma pure il Corriere per dire ah ma come Tajani, Salvini, poverini, non erano stati messi a parte della questione. E oggi praticamente il Corriere rilancia questa cosa, eccolo, Cremonesi e Guerzoni sul Corriere della Sera. Vediamo Marco Cremonesi, Palazzo Chigi e il patto con Tirana, i vicepremier erano informati e
E poi la Guerzoni, che pure lei parla di rassicurazione agli alleati da parte della Meloni dopo il colpo a sorpresa, smontare l'idea che sia stato un blitz solitario. La nota off con cui Palazzo Chigi assicura che nessun ministro è stato scavalcato e che l'intesa sui migranti tra Meloni e l'omologo Rama è stata costruita d'amore e d'accordo con Salvini, Tajani e Piantedosi, arriva alle 18:30, quando la giornata politica ormai è al tramonto e i titoli dei quotidiani sulle divisioni che il protocollo per l'hotspot in terra d'Albania ha innescato nella maggioranza rimbalzano da ore sul web. Assestato il colpo a sorpresa con l'effetto di spiazzare Lega e Forza Italia e scatenare le critiche delle opposizioni. Ah, quindi l'effetto era scatenare le critiche delle opposizioni. La comunicazione meloniana è passata alla fase 2, placare, ricucire. Spazzar via l'immagine della leader della destra che tra la masseria pugliese e la villa albanese di Rama architetta il blitz in splendida solitudine. Così la Guerzoni oggi, la Guerzoni è proprio in vena di fiction, perché vedremo che poi ci sarà anche un retroscena dai toni analoghi sulle riforme. Però forse la fiction era quella che facevano, non ricordo se la Guerzoni, ma certamente altri su Corriere Repubblica. Intorno al Ferragosto della Meloni, in cui dice: ah, ma la Meloni, ma che sta a fare in Albania? Ecco che stava a fare. Naturalmente, oggi è il giorno di Berisha, trattato come un appestato, come un paria per anni. Dicevi Berisha e sembrava di parlare di un capo criminale, ingiustamente. Adesso improvvisamente Berisha, l'autorevole leader della destra albanese, che naturalmente dal suo punto di vista, ognuno di noi, se fosse un rappresentante della destra albanese, sarebbe incazzato per questo accordo. Questo è pacifico, ma come usate il nostro territorio come un campo profughi? Però diciamo, la cosa clamorosa è diciamo, questo rovesciamento per cui improvvisamente Berisha diventa l'eroe dei giornali italiani. Fabrizio Caccia, pagina 15 del Corriere. L'ex presidente Berisha, un accordo pericoloso, danni al nostro turismo, c'è il rischio xenofobia. Naturalmente direte voi che la Fusani si è presa un turno di riposo. No, la Fusani è in trincea. I veleni di Salvini e Tajani sull'accordo con l'Albania, tensioni nella maggioranza, Meloni ha scavalcato Viminale e Farnesina, ombre sul protocollo. A Tirana solo i migranti salvati da Marina e Guardia di Finanza. Ah, quindi voleva di più la Fusani, voleva che anche le navi ONG. Forse bisogna fare un emendamento Fusani all'accordo. Va bene, poi c'è naturalmente l'unità, la Chiesa furiosa, la maggioranza spaccata. Vabbè, qui bisognerà, ripeto, segnalare l'amico Sansonetti come gestore della comunicazione possono fare un ticket, diciamo, Sansonetti Caserini, ma non vorremmo dare suggerimenti. Ma le cose più grosse le troviamo su Stampa e Repubblica. Allora, arriva Donatella Stasio, quindi dove la Fusani va in corsia d'emergenza, la Stasio accelera e va in corsia di sorpasso. Se il patto con Tirana dimostra la distanza tra Meloni e la Costituzione, vabbè, ma la Costituzione, oggi la cosa grossa è la contrapposizione che la Stasio fa tra la Meloni e i giudici, Meloni cattiva, giudici buoni. Il governo e i giudici sono due mondi incomunicabili e in rotta di collisione, come testimonia la vicenda Apostolico. Aspetta che te lo rileggo. Quindi l'Apostolico che va in piazza mentre un corteo inveisce contro la politica diventa un modello. Aspetta. Il governo e i giudici sono due mondi incomunicabili e in rotta di collisione, come testimonia la vicenda Apostolico. L'esecutivo guarda all'immigrazione come fenomeno da neutralizzare. I magistrati puntano all'integrazione. Quindi, Plastasio ti sta dicendo che le leggi non le fa il Parlamento su iniziativa dei parlamentari o su iniziativa legislativa del governo. No, le norme le devono scrivere i magistrati in sede di giurisdizione. È tutto questo, una pagina intera a pagina 8 della Stampa, ma aspetta che è solo l'antipasto, perché la Stampa, cose da giorni top di Massimo Giannini, Malaguti non ve lo fa rimpiangere.
Pagina 10, Albania, sovranisti divisi, tipo narrazione Fusani, tensioni con la Lega, proteste dopo il no alla discussione in Parlamento, intervista a Emma Bonino, solo uno spot elettorale, non funzionerà, una caricatura di Guantanamo, verrà bocciato. E poi pure qui intervista ancora più ampia a Sali Berisha, però Rama è nei guai, cerca di salvarsi, un accordo contro i diritti umani. L'ex premier albanese all'opposizione attacca il leader socialista, è legato ai criminali, quindi ora è Rama, è legato ai criminali. Quindi per i giornali italiani era Berisha quello, no, noi abbiamo grande simpatia peraltro per la destra albanese, quindi comprendiamo che la destra albanese protesti, ma ci avevano descritto Berisha con una specie di criminale applicata alla politica, adesso è l'autorevole leader della destra. Va bene, e questa è la stampa. Ma aspetta che Repubblica riesce a fare meglio. Perché? Che cosa c'ha? Ah, qui cose grosse. Allora, va bene, c'è Ciriaco che fa il retroscena, diktat di Palazzo Chigi sul patto, non passerà dalle Camere. E te credo, non è un atto legislativo, non c'è motivo per cui passi dalle Camere. E vabbè, e questa è una cosa. Ma poi aspetta che arriva il meglio. Siete pronti? Avete messo le cinture di sicurezza? Il PD vuole Rama fuori dal PSE, strappo dopo l'intesa con Meloni. Quindi c'è il nuovo eroe è Berisha, mentre Edi Rama, che è socialista, l'ha cacciato dal Partito Socialista Europeo. Edi Rama fuori dal Partito Socialista Europeo, è il pezzo di Lorenzo De Cicco. Il PD è pronto a protocollare la richiesta di espulsione dal PSE per il premier albanese e il suo Partito Socialista d'Albania. Lo annuncia a Repubblica Peppe Provenzano, responsabile esteri della segreteria Schlein, virgolette, porremo la questione al congresso del PSE che si terrà domani e dopodomani a Malaga alla presenza di tutti i big socialisti del continente, dal premier spagnolo Sanchez al cancelliere tedesco Scholz, che però si prepara a fare una cosa del genere, va bene, ma comunque voi annotate Provenzano, pagina 4 di Repubblica, cacciare Edi Rama dal PSE. Aspetta, perché è sufficiente andare nella pagina dei commenti di Repubblica e trovi Peppe Provenzano, quindi proprio lui, direbbe Sandro Piccinini, ancora lui, sempre lui, che invece firma un commento, una missione di pace a Gaza. Quindi bisogna trattare con Hamas, che ha un teschio del bambino sotto braccio, ma bisogna cacciare Edi Rama dal Partito Socialista Europeo. È meraviglioso. Quindi lo stesso Peppe Provenzano, a pagina 4 di Repubblica, dice che bisogna cacciare Rama dal Partito Socialista Europeo, nella pagina dei commenti che bisogna fare la trattativa con Hamas. Va bene, mi pare che possiamo voltare pagina. Israele. E in questo caso, visto che abbiamo fatto un sorriso su Repubblica, invece prendiamo pezzi molto buoni su Repubblica su questa vicenda. È Daniele Raineri, che firma sempre delle cronache dal campo, che sono le prime da leggere, a mio avviso, che spiega quale sarà la strategia di Israele rispetto ai tunnel. E è anche buono il pezzo di Enrico Franceschini, che racconta a partire da un episodio concreto, qual è il metodo attraverso il quale Israele avvisa prima che un'azione militare inizi. Il dentista e la chiamata dell'intelligence di Israele. Bombardiamo, evacuate. Virgolette, la sto chiamando dallo spionaggio israeliano, stiamo per bombardare il suo edificio, avete 2 ore per evacuarlo. L'avvertimento è arrivato a Mahmoud Shaheen per telefono alle 6.30 del mattino del 19 ottobre nel suo appartamento al terzo piano di un condominio di Gaza City, un tranquillo quartiere della classe media, fino a quel momento non colpito dai raid aerei. Mahmoud fa il dentista, non è politicamente attivo, non ha idea di come l'intelligence israeliana conosca il numero del suo cellulare. La sua storia, raccontata dalla BBC, rivela in che modo Israele cerca di avvertire i palestinesi prima di bombardare per ridurre le perdite civili. E sul Corriere della Sera è un pezzo che, è difficile leggere senza rimanere con gli occhi... è difficile leggere rimanendo con gli occhi asciutti.
pezzo è sigillato, ma dovrebbe essere Davide Frattini, sulle testimonianze che vengono fuori del 7 ottobre, la stupravano e la mutilavano. La donna, il racconto di una ragazza, spiega di aver visto un'altra ragazza stuprata a turno da uomini in mimetica. L'ultimo le ha sparato alla testa mentre la stava violentando. Hanno mutilato il corpo e si lanciavano le parti tagliate via. Alcuni tenevano la testa di un'altra vittima come trofeo. La polizia sta analizzando oltre 50.000 video ripresi dalle camere indossate dagli stessi terroristi, da quelle installate sulle auto dei civili israeliani e da quelle di sicurezza nelle case o nei villaggi. Insomma, e poi c'è un'altra parte. Qualche giorno fa il Wall Street Journal aveva pubblicato un pezzo giornalisticamente splendido e terribile, e qui Frattini sintetizza che in molti casi talmente erano disfatti i corpi o bruciati o fatti a pezzi che perfino le operazioni di riconoscimento erano difficili e si chiedeva ai familiari o ai presunti familiari di fornire campioni di DNA per cercare di capire. L'Istituto di Medicina Forense a Tel Aviv ha dato un nome ai resti di 843 civili ammazzati negli attacchi. Dentro ai container refrigerati di Campo Shura sono tenute ancora 150 vittime, le parti in 400 sacchi per i cadaveri. I soldati uccisi sono stati 400, la loro identificazione è in qualche modo più semplice perché le forze armate tengono una cartella con DNA e il calco dei denti. Per recuperare i resti dalle case incendiate sono stati coinvolti anche archeologi in grado di distinguere ossa umane da quelle di animali domestici. I filmati diffusi dai fondamentalisti li mostrano a divertirsi a colpire i cani come cecchini. Va bene, e mandiamo Provenzano a fare... Mentre spelle di rama mandiamo Provenzano, la Boldrini, l'Albanese, tutta sta comitiva che fa l'accordo con questi. Sarà una passeggiata, vedrete. La questione politica, e qui qui c'è, diciamo, la seconda fatica della giornata della Guerzoni, perché c'è questa cosa che appassiona oggi i giornali, oddio, perché l'iter della riforma partirà dal Senato e non dalla Camera, chissà che strategia c'è dietro, e su questo appunto si affatica la Guerzoni, eccola qua, la Meloni si blinda per accelerare l'iter e controllare la Lega a Palazzo Madama, la svolta quando Schlein, che è deputata, ha alzato i toni, quindi oddio, parla a Schlein, andiamo al Senato. La notizia del testacoda che ha spiazzato Forza Italia e fatto infuriare le opposizioni arriva alle 10 del mattino sotto la voce fonti di governo, due righe secche, per dire che il disegno di legge con cui il governo punta a introdurre l'elezione diretta del Premier inizierà il suo viaggio parlamentare dal Senato e non più dalla Camera. Andiamo a vedere un paio di passaggi di questa fondamentale. Alla Camera la riforma era attesa come un pacco d'oro, poiché l'autonomia firmata da Calderoli e Cara Salvini iniziato il viaggio dal Senato, tutti si aspettavano che l'iter dell'altra riforma costituzionale sarebbe partito da Montecitorio, anche perché la ministra Casellati è di Forza Italia e così il presidente della Commissione Affari Costituzionali Nazario Pagano. E invece no, dietro fronte, è una tragedia. E c'è un altro aspetto che Meloni ha valutato con il suo braccio destro Fazzolari, ed è che il regolamento di Palazzo Madama funziona, è più fluido di quello della Camera, i tempi del dibattito sono certi e rapidi. Si possono contingentare i tempi e per le opposizioni è più difficile fare ostruzionismo, e poiché l'obiettivo è arrivare alle europee con il primo via libera, la velocità diventa un fattore decisivo. Vabbè, ma insomma, francamente, è tutta questa panna montata che troviamo oggi, a noi non convince, ripeto, poi i quattro passaggi andranno fatti, ci preoccuperemo di più della qualità del testo, il meccanismo tra il primo e il secondo premier, ma dove si comincia prima, se a Montecitorio o a Palazzo Madama, mi sembra francamente una questione di lana caprina, però viene montato, guarda la stampa, pagina 16, premierato in mano ai fedelissimi, ma che vuol dire, ma che titolo è? Al Senato e alla Camera siedono sia la maggioranza che le opposizioni, come in mano ai fedeli, il governo tenta il blitz, va bene. Francesco Lillo, se siete appassionati, Stampa e Corriere sono i giornali che
insistono. La vicenda Indi, allora, ovunque la cronaca, oggi alle 3 potrebbe esserci l'ultima decisione britannica, si teme, nel senso della sospensione delle cure. E dovessimo dirvi, non ci convince per niente il commento di Eugenia Tognotti sulla stampa, che parla di indegna propaganda sulla piccola Indi e difende la linea giuridica e giudiziaria della sospensione delle cure. Prolungare artificialmente la vita della bambina, esponendola a un'inutile sofferenza, sarebbe solo una forma di accanimento clinico che andrebbe contro il codice deontologico dei medici. E quindi la Tognotti è sicura che una chance in più di terapia sarebbe accanimento terapeutico. Io non ne sono sicuro, però quello che non mi convince nel ragionamento della Tognotti è: ma perché noi dobbiamo, e io sono d'accordo, difendere la libertà di scelta privata nelle situazioni di fine vita, e non dobbiamo difendere la medesima libertà se in questo caso i genitori vogliono fare un tentativo in più di cura? Cioè, come funziona? I progressisti sono a favore della scelta solo se la scelta è nel senso della morte? No, un liberale deve essere sempre nella direzione della scelta, quale che sia l'orientamento. Libertà di scelta: se ho delle sofferenze insostenibili e voglio porre fine a queste sofferenze, ma libertà di scelta pure se voglio fare un tentativo terapeutico in più. È la differenza tra i liberali e invece i progressisti ideologici. Non c'è niente da fare, e la Tognotti ci casca in pieno. Due segnalazioni conclusive. Allora, ottimo sulla verità, Claudio Antonelli. Sul tema imballaggi, che avevamo molto arato sul Libero, ricorderete, il pezzo di Antonelli è pregevole e dà conto di tutte le preoccupazioni fondate del mondo produttivo rispetto ai provvedimenti europei in itinere. Mentre sul Riformista è apprezzabile un intervento di Matteo Renzi, che è peraltro direttore editoriale di quel quotidiano, pro commissione d'inchiesta sul Covid, dice: ma Conte e altri hanno qualcosa da nascondere. Oggi sul Riformista, vabbè, c'è la Fusani, la tassa della Fusani, come sapete, è una tassa che conosce solo addizionali e niente sgravi, diciamo. Però ci sono anche cose assai pregevoli. Per esempio, c'è Annalita Di Giorgio, controcorrente, ma è a maggior ragione una lettura controcorrente da fare. Siamo sicuri che tutta l'operazione su Airbnb sia fondata, le cose, le tasse? La Di Giorgio vi mette un ottimo dubbio. È altrettanto da leggere Venanzoni sul delirio degli asterischi, il delirio woke applicato alla lingua. Queste e altre le cose che trovate oggi sui giornali, ma la raccomandazione finale è augurarvi la migliore giornata possibile, di passare in edicola a prendere il Libero. Meglio ancora se andate, ormai lo sapete, o sull'app o sul sito liberoquotidiano.it, in fondo parte shopping, entrate e ci sono offerte vantaggiosissime. E se volete potete anche passare in libreria a prendere un certo libro, eccetera, eccetera. Buona giornata a tutti.